commercio di banconote false, 8 arresti dal 2016 ad oggi, sequestrati 15.000 euro contraffatti. Accoltellato un 30enne carrarese, carabinieri denunciano un marocchino per lesioni aggravate. ICI 2012, in questi giorni circa 10.000 massesi sono arrivati pagamenti arretrati, cittadini infuriati. Violenza sulle donne e sui minori, serie di progetti ed eventi di ARPA e Comune di Massa. Dal 31 gennaio arriva CIE, la nuova carta d'identità elettronica, quella cartacea, valida fino a scadenza. L'irreale realtà di Erreman inaugura a Palazzo Ducale nuovo ciclo di mostre sull'arte contemporanea. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. E come avete sentito dai titoli, le forze dell'ordine sgominano un'organizzazione di commercio di banconote false in un'indagine congiunta tra polizia e guardia di finanza. 4 gli arresti e 15.000 euro falsi sequestrati. Altri 4 arresti erano avvenuti nel corso delle indagini iniziate nel 2016. Benedetta Bianchi. Un'organizzazione di produzione e commercio di banconote false è stata sbaragliata dalle forze dell'ordine di Massa nel corso di un'operazione congiunta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, della squadra mobile della Questura e della Polizia Stradale. Le indagini della Procura, coordinate dal sostituto procuratore Alberto Dello Iacono, hanno portato all'arresto di 4 persone tra i 28 e i 44 anni, residenti nelle province di Massa, Lucca e La Spezia, e legati tra loro da rapporti di parentela o amicizia. 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari. Altri 4 arresti erano avvenuti durante le indagini. Tutto iniziò nel novembre 2016, quando la polizia arrestò un corriere, un uomo apuano con 62 banconote false da 20 euro, identiche tra loro nell'identificativo seriale alfanumerico. Un altro uomo fu denunciato a piede libero. Seguirono poi 2 arresti sulla Cisa e 1 su un treno Napoli-Genova, dove uno straniero viaggiava con i soldi nascosti nelle parti intime. Gli arresti sono stati effettuati in flagranza lungo le arterie autostradali di collegamento tra la Lombardia e la provincia di Massa Carrara sulla 15 dalla Polizia Stradale e all'interno del veicolo che è stato intercettato grazie ad un'attività svolta in collaborazione con i colleghi della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile. Un veicolo con a bordo 2 soggetti tratti appunto in arresto in flagranza di reato, in quanto in un marsupio che loro portavano, che indossavano, erano appunto contenute delle banconote per un ammontare in un primo momento di 5.000 euro, però come dicevo prima l'ammontare totale delle banconote sequestrate di 15.000 euro più o meno. Con lunghi pedinamenti e intercettazioni è stato ricostruito il viaggio delle banconote da 10, 20 e 50 euro che arrivavano a Massa da Napoli e Milano. Nel capoluogo lombardo c'era la centrale di produzione. I commercianti di banconote sfruttavano la loro attività di ambulanti di frutta e verdure e di ristorazione. I soldi al telefono venivano indicati come fragole, meloni o finocchi oppure casse. Nei sottofondi delle sponde laterali dei furgoni in cui riponevano la frutta, infatti, venivano nascosti puzzle in cui riponevano i soldi falsi. Il prezzo di acquisto delle banconote contraffatte da immettere in circolazione oscillava a seconda del valore nominale e della qualità della fattura da 4 a 20 euro. Le indagini proseguono perché molti di quei soldi prodotti e messi sul mercato sono ancora in circolazione. E adesso cerchiamo di capire come riconoscere le banconote false. Le banconote sequestrate dalla polizia e dalla Guardia di Finanza di Massa erano difficilmente riconoscibili da chi non sapeva di avere tra le mani soldi contraffatti, ma con qualche piccola accortezza erano e sono identificabili. Innanzitutto dal numero di serie, uguale su tutte le banconote. Quando abbiamo a che fare con 10, 20 o 50 euro è sempre meglio controllare alcuni dettagli come suggerito dalla Guardia di Finanza. La nitidezza dei colori, la dimensione, i rilievi su alcuni punti sensibili al tatto, la filigrana, il filo di sicurezza presente in ogni banconota, l'ologramma visibile in controluce. Si invitano i cittadini, naturalmente, che vengono in possesso di banconote false o monete false,
evidentemente di denunciarlo, perché se non lo facessero e spendessero queste banconote incorrerebbero evidentemente anch'essi in un reato. E quindi è fondamentale seguire tutta la filiera per arrivare da parte nostra come organi investigativi all'individuazione dei centri di produzione di queste banconote false, così da poter reprimere questo fenomeno che è un fenomeno esistente in ascesa e che quindi va sicuramente debellato e comunque ridimensionato a tutela della sicurezza e della legalità economico-finanziaria. Chi sa di essere in possesso di una banconota falsa e non denuncia incorre in un reato penale. Deve invece presentarsi in banca o alle poste e avviare l'iter di denuncia, a seguito del quale potrebbe anche essere risarcito. E a Carrara sabato notte un 45enne di origine marocchina accoltella un giovane al culmine di una lite. Lo straniero, da anni residente a Carrara, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Sentiamo. Stava trascorrendo il sabato notte in giro per i vari locali della città, ma per poco la sua serata non si è conclusa in tragedia. Vittima un trentenne del luogo che, nelle prime ore del mattino, mentre si trovava all'esterno di un noto locale del centro storico di Carrara, ha iniziato un'accesa discussione con un altro uomo, scaturita forse da un commento rivolto ad una ragazza o da uno sguardo di troppo, ma facilitato sicuramente dall'abbondante alcol che entrambi avevano consumato. Dalle parole si è passato in pochissimo tempo ad un violento scontro, culminato poi quando l'uomo ha estratto un coltello ed ha colpito all'addome il giovane. L'aggressore ha fatto quindi perdere le proprie tracce, mentre il ferito, con l'aiuto della propria fidanzata, si è recato al pronto soccorso del Nodi Massa, dove i medici, che si sono accorti di cosa fosse accaduto, hanno chiamato i carabinieri, che appena giunti hanno immediatamente avviato i necessari accertamenti. Ci sono volute solo poche ore ai militari dell'aliquota operativa di Carrara per far luce sull'episodio. Dopo aver esaminato il luogo dell'aggressione, ascoltato i testimoni e la vittima, i militari hanno identificato l'autore del ferito in un uomo di 45 anni di origine marocchina, da tanti anni ormai residente a Carrara. Quest'ultimo, rintracciato presso la propria abitazione dopo essere stato accompagnato al comando di via Chiesa per le incombenze di rito, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate. La vittima, colpita con un unico colpo d'arma, è stata ferita nella parte anteriore del torace e dopo le cure del caso è stata dimessa con prognosi di 10 giorni. Si è tenuta stamani presso il comando della Compagnia Carabinieri di Via Chiesa a Carrara la cerimonia di commemorazione del sacrificio del carabiniere Andrea Marchini, medaglia d'oro al valor militare, a cui è intitolata la caserma. Marchini, il 15 dicembre del 1944, sul Monte Carchio, assieme ad un gruppo di partigiani, affrontò un forte reparto tedesco, continuando la sua lotta nonostante fosse rimasto gravemente ferito. Alla presenza delle numerose autorità civili e militari intervenute, che in precedenza avevano reso omaggio alle 62 vittime del disastroso bombardamento del 18 gennaio di via Groppini, è stata così deposta una corona d'alloro alla lapide in ricordo del tragico ed eroico episodio. Sempre più risicata la maggioranza del sindaco Volpi. Oggi anche il consigliere Paolo Della Pina passa alla minoranza raggiungendo il collega Giancarlo Casotti. Il gruppo Socialisti per Massa Futura resta unito mentre si attende la riunione del Partito Socialista di sabato mattina, che deciderà quale percorso politico intraprendere. È certo però che la prossima settimana, terminato il congresso del PD, i socialisti chiederanno a gran voce le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato a sindaco. Nei giorni scorsi Master ha inviato ai cittadini massesi circa 10.000 avvisi, IMU relativi al 2012, alcuni dei quali errati o già pagati. Uffici Master invasi da chi ha ricevuto la cartella per chiedere spiegazioni ed intanto si pensa ad una class action. Vediamo. 10.000 avvisi ICI relativi all'anno 2012 inviati dal comune di Massa. Moltissimi sono errati nelle cifre e tanti altri relativi a scadenze rispettate regolarmente dagli utenti e quindi bollettini già pagati, spiega il consigliere comunale Stefano Benedetti. Ho potuto verificarne una decina, prosegue il consigliere, in una lettera inviata nei giorni scorsi al sindaco di Massa Alessandro Volpi e dall'assessore alle finanze Giovanni Rutili. Dopo che gli interessati mi hanno mostrato le ricevute di pagamento, nel merito, continua, chiedo
chiedo di chiarire questo episodio, invitando i responsabili ad eliminare questa voce o a restituire le somme a coloro che nel frattempo hanno già pagato. Il consigliere avvisa che, nel caso in cui non dovesse ricevere una risposta o un provvedimento risolutore da parte della Master, provvederà ad avviare alcune azioni legali, come un ricorso comune entro 90 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, attraverso anche una class action che alcuni studi legali, come dice Benedetti, stanno già valutando proprio in questo momento. Il consigliere denuncia inoltre il fatto che a causa dei disagi degli ultimi giorni si è venuta a creare disorganizzazione operativa, come ad esempio l'utilizzo di personale addetto al back office per i servizi di front office. Alla luce di quest'ultimo episodio, conclude Benedetti, chiedo chiarimenti da Master, società in house del Comune di Massa, e dalla dirigenza della dottoressa Maria Stella Fialdini. Una strada per i martiri delle foibe. Torna a chiederlo l'associazione Tutto per Massa in vista del 10 febbraio, giorno del ricordo. Sentiamo. Tutto per Massa ha organizzato ieri una conferenza in vista del 10 febbraio, il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Da anni ci battiamo perché una strada del nostro territorio venga intitolata ai molti martiri e la conferenza, continua Mangiaracina, è stato un ulteriore passo verso quell'obiettivo. Da molti anni ormai con la mia comunità militante organizziamo iniziative, conferenze, dibattiti per far conoscere questa tragedia, la più grande tragedia italiana, a tutta la città, e con l'obiettivo ultimo, quello appunto di dedicare finalmente una strada a questi figli dell'Italia trucidati e a tutti quelli che hanno dovuto abbandonare quelle terre in quel periodo tragico per la nostra nazione. Ha portato anche il suo intervento l'avvocato Giovanni Adami, figlio di esuli di Isola d'Istria, presente all'evento. Ma se io credo che l'intitolazione di una via al martire delle foibe non sia più tabù, perché ormai sono decine di città italiane che hanno una piazza, una via, un ponte, uno slargo, un parcheggio intitolato al ricordo di chi ha perso la vita in Istria, prima della Grazia, tra il 43 e il 45, purtroppo anche dopo la fine della guerra. Credo che sia una battaglia di italianità, una battaglia di giusto riscontro e di giusto ringraziamento. Bisogna fare in modo, conclude Mangiaracina, che anche a Massa, come in molte altre città italiane, venga intitolata una strada alle vittime di questa tragedia. Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale fa il punto della situazione sulla viabilità in località Fossone. Il progetto, dice il sindaco, prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della chiesa parrocchiale e un passaggio pedonale a raso protetto lungo via Cavaiola. La presenza di una nuova strada denominata via Tognini consentirà quindi di realizzare un senso unico di marcia nei tratti di via Cavaiola e di via Pelucara al fine di creare una circolazione veicolare ad anello. E adesso qualche istante di pausa per la nostra pubblicità. Ehi, chi dorme non piglia pesci? Sveglia! Scegli Happy Fish con non solo pesce, un'innovazione al servizio del consumatore. Gusta tutte le novità gastronomiche che Gerardo e Sonia stanno preparando per te, con tante offerte da non perdere. Scampi, filetti di branzino e orata, misto quinoa con bacche di goji, bottarga della Sardegna, gamberoni argentini pescati e congelati a bordo e tante altre novità che puoi scoprire solo da non solo pesce, in via Democrazia 44 a Massa. Anche su Facebook. Da MP Garden è arrivato un carico di nuove fioriture, tante novità per il vostro giardino o il vostro terrazzo. E poi la grande passione, il fiore all'occhiello, gli ulivi secolari, piante uniche, sculture della natura. MP Garden, via Aurelia Ovest 295, a Massa, telefono 0585 83 22 45. Aperti anche la domenica. Siamo anche su Facebook. Brico Center, il tuo vicino di fare. Anche nel 2018 vi aspetto. Anzi, vi aspettiamo. Tanti auguri, buon anno! Anche noi siamo i benvenuti. Thank you.
Violenza sulle donne e sui minori, il comune di Massa e l'associazione ARPA presentano una serie di progetti ed eventi di sensibilizzazione, formazione e prevenzione. Benedetta Bianchi. ARPA, Associazione Raggiungimento Parità, assieme al Comune di Massa ha presentato e vinto alcuni bandi regionali, riuscendo a mettere in piedi diversi progetti di prevenzione, formazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sui minori. Uno dei bandi riguarda il programma antiviolenza Diana, dispositivi integrati antiviolenza nelle Apuane, grazie al quale l'associazione realizzerà nei comuni di Costa 3 case di seconda accoglienza per donne vittime di violenza. Ciò consentirà alle donne uscite dalle case rifugio di iniziare un percorso di semi-autonomia. A questo si aggiungono corsi di sensibilizzazione e formazione per gli operatori della Task Force Provinciale Antiviolenza. L'associazione ARPA, con il patrocinio del Comune di Massa, ha poi vinto il bando per attuare il corso Tutelami, tutela minori vittime di violenza assistita, con inizio il 10 febbraio, rivolto agli operatori dei servizi territoriali. Abbiamo colto oggi l'occasione per ricordare che abbiamo partecipato e vinto diversi bandi, tutti sul tema della violenza di genere e della violenza assistita, quindi un argomento di un'attualità disarmante, e ci sono tutta una serie di appuntamenti e incontri, come ricordavi tu. Il primo di questi è il 24 gennaio, la presentazione di un libro che parlerà proprio di violenza assistita, quindi i minori che per un modo o nell'altro si trovano a subire indirettamente la violenza. E ovviamente tutte le informazioni le troverete sui nostri canali, e quindi vi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Il dottor Fabio Roia invece presenterà il 2 marzo il libro Crimini contro le donne, politiche, leggi e buone pratiche. Inoltre ARPA è in attesa dell'esito di un altro bando che prevede un intervento sulle ragazze del carcere minorile di Pontremoli, quasi tutte vittime di violenza assistita a causa del loro percorso di vita. Dal 2013 esiste il reato di violenza assistita e sempre più donne chiedono come tutelare i propri figli. Nel 2017 il centro Duna ha accolto 95 nuove donne con 118 minori. Di queste donne 73 sono italiane e 18 straniere, di cui 4 cittadine di paesi dell'Unione Europea e 14 extracomunitarie. 75 di loro sono residenti nel comune di Massa, 4 in Toscana e 9 sono arrivate da altre regioni per motivi di sicurezza o allontanamento dai luoghi in cui si sentono minacciate. Nella maggior parte dei casi sono state presentate denunce sfociate in processi per stalking o maltrattamenti. In altri casi sono ancora in corso le indagini. Ed è in arrivo CIE, la nuova carta d'identità elettronica. Dal 31 gennaio andrà a sostituire definitivamente il formato cartaceo. Sarà possibile, al momento della richiesta della nuova carta d'identità, dichiarare la volontà in merito alla donazione di organi. Sentiamo. Il Comune di Massa informa che con il 31 gennaio 2018 il nuovo modello di carta d'identità elettronica sostituisce definitivamente quello in formato cartaceo, che per tutti i possessori mantiene comunque validità fino alla scadenza prevista. Come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno, congiuntamente al Ministero della Salute, si ricorda che al momento della richiesta della nuova carta d'identità i maggiorenni hanno la facoltà di dichiarare e registrare la propria volontà al consenso o al diniego circa la donazione post mortem di organi e tessuti, scelta sempre revocabile successivamente. La nuova carta è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. Contiene la sua firma autografa, le impronte digitali e l'eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio. Sul retro della carta il codice fiscale è riportato anche come codice a barre. Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova carta può essere utilizzata per richiedere la propria identità digitale sul sistema SPID, sistema pubblico di identità digitale, per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. La tessera non è rilasciata dallo sportello anagrafe comunale, ma dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Il costo da versare all'atto della richiesta è di €22,21 per la duplicazione. In caso di smarrimento, furto o deterioramento, il costo è di €27,37.
La durata del documento varia a seconda delle fasce d'età: 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni, 10 anni per i maggiorenni. Per la richiesta occorre presentare una fototessera, il codice fiscale o la tessera sanitaria, un documento di riconoscimento o in alternativa due testimoni muniti di carta d'identità in corso di validità. Verificati i dati anagrafici, l'operatore comunale acquisirà le impronte digitali e indicherà la modalità di ritiro del documento. Viaggio contro mano è il nuovo ciclo a Palazzo Ducale sull'arte contemporanea. Sabato 20 inaugura la prima mostra Bart Herrmann porta l'irreale realtà nelle sue fotografie. Benedetta Bianchi. C'è chi lo definisce surrealista, chi detesta il suo intervento tecnologico sulle fotografie, chi invece si ritrova nel mondo nuovo e inesistente creato dalla mente di Bart Herrmann, la cui mostra L'irreale realtà apre il nuovo ciclo espositivo sull'arte contemporanea a Palazzo Ducale. Viaggio contromano è la terza fase di mostre promosse dal Comune di Massa con la direzione artistica di Mauro Daniele Lucchesi dell'associazione Quattro Coronati. Herrmann, fotografo belga trapiantato a Milano, immortale con la sua macchina fotografica e a volte anche con un semplice cellulare, i cieli, gli animali e tutto ciò che lo attira e su cui immagina uno scenario surreale. L'artista, nato come fotografo di moda, ha cambiato il suo percorso con l'avvento di Photoshop, strumento di elaborazione delle immagini, ben consapevole di non essere l'idolo dei puristi. Così Herrmann con le fotografie ci svela il suo mondo immaginario, fatto di convivenze impossibili, uomini sbigottiti, animali disinvolti, la rappresentazione di qualcosa che oltrepassa il reale. La mia passione è creare cose che non esistono. Poi fotograficamente la fotografia è molto più efficace che il dipinto, perché è molto reale, quindi questo che si crea sembra vero, ma non lo è, perché non può essere vero. E allora la follia è questo, creare sempre delle cose più, ancora più strane, che la gente rimane perplessa. E si concentra, diceva, soprattutto sui cieli e sugli animali, ama molto anche le zebre. Esatto, i cieli sono quelli che danno la profondità, che tutti amiamo i cieli. Poi le zebre, il rinoceronte, mi piace moltissimo anche la giraffa, perché la giraffa è un animale già strano per conto suo, no? Ma è giù, è un po', sembra di un altro epoca, di un altro mondo, no? L'irreale realtà inaugura sabato 20 alle 17 e sarà visitabile fino al 4 marzo nella Sala degli Svizzeri nel Salone degli Specchi, da martedì a sabato dalle 16 alle 19. A questa esposizione seguiranno altre due mostre. Menù a chilometro zero, il titolo del tradizionale concorso attivo tra le strutture ricettive certificate dal Parco delle Apuane, che si sfideranno a colpi di piatti tipici del territorio. Dall'antipasto a dolce tutto sarà cucinato rigorosamente con ingredienti locali ed i prezzi saranno competitivi. Il giudizio spetterà ai clienti, che per ciascuna struttura potranno esprimere un voto da 5 a 10 per il menù degustato. Il concorso terminerà il 1 maggio. Sarà possibile trovare informazioni e la scheda per votare sul sito del Parco delle Alpi Apuane. Al termine del concorso verranno poi estratte 7 schede ed i fortunati vincitori potranno usufruire di un breve soggiorno per due nel parco. E adesso vediamo quali saranno le previsioni meteo per domani e per i giorni successivi. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Fra la notte ed il primo mattino di venerdì 19 gennaio si prevedono piogge sparse. Rapido miglioramento dal pomeriggio, temperature in rialzo, venti moderati o tesi e mare agitato. Sabato 20 gennaio cielo sereno poco nuvoloso, temperature in calo, venti moderati o tesi e mare molto mosso. Domenica il tempo è in prevalenza soleggiato. Con l'inizio della prossima settimana si ha invece un incremento della nuvolosità e le temperature si portano al di sotto delle medie, causando gelate notturne sui fondovalle. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.meteoapuane.it. Ed anche per questa sera si conclude la nostra informazione. Rinnovo l'invito a seguire le prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci.